Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Kenny. Come vi ho detto nel video precedente, oggi andiamo a creare l'effetto Galaxy su questi Open Bezel. Se non avete visto lo scorso video, quello Rainbow, me lo metto qui. Allora, innanzitutto, qui ho già preparato la carta da forno, la resina UV, gli stuzzicadenti e i vari pigmenti. Io userò il fucsia, il blu glitterato, questi glitter che sto perdendo un po' dappertutto e questo qui. Quindi per prima cosa mettiamo il nostro adesivo alla base degli Open Bezel, usiamo questo trasparente. Facciamo un po' di prove con il mio amato cucchiaino magico. Vado a prendere il pigmento. Questo è il primo. Uno. E chiudiamo e mischiamo. Spero di non fare danni anche oggi. Mischiamo per bene. Poi prendiamo il secondo. Questi sono pigmenti glitterati che ho preso da Miniature Suite. Prendiamo questo qui. Chiudiamo anche questo e mischiamo. Poi prendiamo il fucsia, lo mettiamo qui e mischiamo. Chissà cosa uscirà fuori. Sono veramente curioso. Ok, il fucsia. Ho già combinato casini. Ok. Cominciamo a mettere il colore. Cominciamo da quello più scuro. Lo mettiamo sulle punte. Un po' qui. Già mi sto macchiando molto bene. Un altro po' lo mettiamo qui all'altra punta. Continuiamo, tengo qui sotto,
facciamo con il blu. Quindi prendiamo questo qui e lo mettiamo. Questo sempre con il fucsia e lo mettiamo qui, mischiamo sempre un po'. Ok. Ora ci mettiamo un po' di glitterini. Prendiamo il cucchiaino magico. E li spargiamo un po'. E poi ci mettiamo un po' di resina trasparente. Senza colorante. Così. I glitter si incorporano. Ok, e ora con la lampada UV facciamo prima questi due allora e via. Oh, finalmente sono riuscito a farli asciugare. Questi due sono quelli dello scorso video. Mentre facevo asciugare queste tre creazioni si è scaricata la batteria. E quindi nel frattempo ho fatto altre creazioni senza glitter. Però prima vi faccio vedere queste qui che ho fatto con i glitter. Questa è la prima. Mi piace l'effetto come è venuto. Forse ho messo troppo glitter, infatti dopo ho fatto altre tre creazioni senza questi glitter. Per far vedere meglio l'effetto Galaxy, che qui si vede anche molto bene dietro. Guardate che carino. Anche se con i glitter dà un punto luce in più. Poi questa qui, anche molto carina secondo me, è venuta abbastanza bene. Questi glitter stanno anche abbastanza bene. Dietro è così. Poi per ultima con i glitter c'è questa qui. Uno scettro con una stella. Può sembrare il primo scettro di Sailor Moon. Anche questo molto carino e il di dietro è così.
poi ho fatto altre tre senza questi glitter. La prima è questo scettro senza stella. E anche qui dà l'effetto galaxy, mi piace. Poi quest'altro cetro che sembra quello di Sakura. E infine questo cuore alato. A me piace molto. Ed ecco qui, queste sono le mie nuove creazioni. Scrivetemi nei commenti quale vi piace di più, se quelle con i glitter o senza glitter, e quale tra queste sei vi piacciono di più. Vi faccio rivedere queste qui degli unicorni che ho fatto nello scorso video. Ed è questa qui. Se non l'avete visto, cliccate qui. Questo è il primo. E questo qui è l'altro. Quindi se non avete il tipo di pigmenti che ho io, quindi questi qui glitterati, potete usare semplicemente dei coloranti e metterci dei glitter. L'importante è che usate i colori... il blu scuro o nero, il blu e il fucsia, così potete avere un effetto galattico. Spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!